E silenzio assoluto, nemmeno un rumore. Una piaga deve aver colpito il villaggio. È stato quel bastardo di Flavio. Avremmo dovuto massacrarlo molto tempo fa. Torniamo alla cripta. Soldati romani. Sono gli uomini di Flavio. Uccidete quegli intrusi! Ed è un pedret! E double vos in consumationem! È tutta colpa di Flavio. Ha portato Cesare e i romani fin qui, sperando di prendere il potere. Gli abbiamo creduto. Che sciocchi. Sarà dura. Sta attento, amore mio. La cripta si apre! Al riparo! Guarda, la cripta! Hanno paura della porta che si apre! Stanno scappando! Attento, non sappiamo cosa ci aspetta. Scopriamo cosa è successo. Bayek, stiamo sognando. Siamo arrivati nella Duat. Chi avrebbe mai immaginato? Chi ha creato tutto questo? Gli stessi dei, forse. Oh, qui c'è l'intera storia dell'umanità. Bayek! Bayek! Fratello mio,
La tua vita tra le sabbie del deserto si è conclusa. Sei stato il mio più caro amico. Dobbiamo fermare subito Flavio. No! Non possiamo lasciarlo qui. Merita un giusto saluto. Va avanti, Bayek. Sono con te. Pepsefa non sapeva nulla dell'ordine. Non c'era alcun motivo per ucciderlo. Flavio gli ha strappato il cuore per mandarmi un messaggio. È stato lui a uccidere Kemu. Marito mio, lo fermeremo. Bayek. Oh. Hai trovato il corpo di Ebzefa. Ho visto tutto. È stato tremendo. I capi romani sono entrati nella cripta. Settimio e Flavio. Avevano qualcosa che li ha fatti entrare senza sforzo. Ebzefa ha provato a fermarli, ma non ha potuto fare nulla. Sono entrati nella cripta. Poi è apparsa una luce blu. Sono fuggita invano. Tutti nel villaggio si sono svuotati cadendo a terra come bambole. Hanno distrutto Siwa! Devono morire! Tutto questo deve finire! Bayek, Aya, le preghiere dell'intero villaggio vi accompagneranno. Lasciamo che Ebzefa trovi la pace. E poi faremo giustizia! Chiamate gli imbalsamatori. Preghiamo affinché Anubi accetti questo ornamento al posto del suo cuore e che Ebzefa possa andare in pace e camminare sereno nei campi dei giunchi. Ebzefa, vecchio mio. Ebzefa, vecchio mio. Bayek, Ebzefa avrebbe voluto che l'avessi tu. L'arma a cui teneva più di ogni altra. Sono onorato. Degli abitanti hanno catturato e interrogato un soldato romano. Flavio si dirige a Cirene e Settimio ad Alessandria. Ucciderò Flavio. C'è una fattoria al confine di Cirene. Qualcuno da quelle parti potrebbe aver visto Flavio. Io invece strapperò il cuore di Settimio a mani nude. Sembra quasi che il nostro amore porti sventura. Ovunque andiamo, la tragedia ci raggiunge. È dura. Non voglio arrendermi, ma... Ogni volta che penso a te, penso a Kemu e a quello che abbiamo perso. Anche io, ma almeno sappiamo uccidere. Addio, Aya.
Wow! Ah! Wow! Vedete, Luke, ani kajet! Hane ceru! Meglio stare bene attenti qua. Luca, ti prego! Per i miei sacri voti, perdonami! Sta calmo! Non sono tuo nemico! Mi spiace, è solo che era un'anima gentile. Una volta mi fece curare un cane finito in una sua trappola. Che gli è successo? L'ho già visto accadere, a Siwa. Sto cercando il diretto responsabile, Flavio. Il proconsole. Quel figlio di puttana ha ucciso mio figlio, distrutto il mio villaggio e ora marcia su queste terre con la luce di Amon-Ra. Vieni. Forse nella fattoria ci sono dei sopravvissuti. Sono Bayek di Siwa. Praxilla, di questa terra è impazzita. Che aveva in mente, Flavio? Sono solo poveri contadini di Siwa. Hai un nome? Per lui erano ostacoli. State! Vola! Ci sono ancora dei soldati. Stiamo attenti allora. Ego a stand up tibi dolor. Professore Skultus. Sei un sanguinum a sepolcro. Si calche capitis. Nenet, stai bene? Cos'è successo? I mantelli rossi e quello con la testa di leone hanno reclutato tutti. Contadini, anche mio figlio cade. Tutti! Poi è arrivato lui. Occhi scuri, nero come un corvo. Volevo lanciargli pietre per scacciarlo. Aveva una cosa d'oro fra gli artigli. L'ha alzata. E tutti sono morti. Alcuni per propria mano, altri uccisi dai loro cari. Contro natura. Tutti urlavano, piangevano, fuggivano, morivano. E tu come sei? Nessuno ha visto Nenet. Una povera vecchia dagli occhi stanchi. Ma io ho visto loro. Non ho urlato, mordendomi la lingua a sangue. I responsabili di questo, noi li troveremo. Sbrigati, ragazza. Il corvo vola a nord alla casa della cacciatrice. Così dicevano i mantelli rossi. Riporterai il mio cade? Ci proverò. Flavio ha preso anche mio figlio.
Portiamo Nenet al mio carro. Vuoi seguire Flavio? Devo. Per tuo figlio? Per tutti i figli. Deve mancarti molto, vero? Ogni ora del giorno e della notte. Lo incontrerai di nuovo nei campi dei giunchi. Lo spero. Nenet parlava della casa della cacciatrice. Sì, Cirene. Lo splendente inizio della conquista romana. È a nord di qui. Se Flavio è là, lo troverò e distruggerò completamente il suo ca. Quando arrivi a Cirene, cerca il mio amico Diocle. Mi fido molto di lui e puoi farlo anche tu. È un magistrato, svolge le sue udienze nell'agorà. Dagli questo. Mi auguro di liberare queste terre dalla pazzia. Spero che tu abbia la giustizia che cerchi, Bayek. Perché rapire Cade, il figlio di Nenet? La cittadella incombe lugubre sulla Cirenaica. Si dice che il generale Agrippa e Flavio si preparino alla guerra. Contro l'Egitto? Dubiti della loro ambizione? No. Non smetteranno se non li fermo. Porterò Nenet alla clinica di Balagre, a sud del tempio di Asclepio. Anche se quel posto ha già i suoi guai. Ci vedremo là se riesco. Semu! William Holte. Sarapakis. Iviodim! Oran Bulimi. Iviodim, oran bulimi di mihanesteri lai. C'è qualcosa che può servirti? Tornato da Balagre è diventato severo e inflessibile. Mi ha chiesto le tasse per un anno. E al mio rifiuto hanno bruciato la fattoria. Sei certo che fossero uomini di Leandro? Mia moglie mi aveva giustamente detto di non contrariarlo. Odio doverle dare ragione. Leandro pagherà. Hai la mia parola. A che serve la tua parola? Ara i miei campi bruciati?
fa tornare in vita le capre? Sono stufo di te e di questa terra. Parole? Bah. E a te cosa ha fatto il nostro venerabile magistrato? Parla. Praxila dice che puoi aiutarmi. Sono Bayek. Lei sta bene? Meglio di molti altri, con Flavio che imperversa su queste terre. Ho seguito la sua scia di sangue fino a qui, da Siwa. Quindi le voci... sono vere. Si sta preparando alla guerra. Un altro oppressore. L'Egitto non avrà mai più la pace. Un'invasione dopo l'altra. Flavio trasformerà l'Egitto in un'enorme tomba. Si trova nell'acropoli, ma è piena di romani. Spero che la fortuna ti sia amica, Bayek. Devo occuparmi del suo lacchè, il magistrato Leandro. Torna a trovarmi, se vuoi dare una mano a Cirene. Grazie, Diocle. È ora che mio figlio entri nei campi dei giunchi. Non abbiamo bisogno di un credo o di una dottrina. Non stringi... È la solita propaganda dell'ordine degli antichi. Flavio vi ha reso i nemici della libertà. Attaccheranno a vista qui. Dolite Ivi! Ti piave! Ivi manere!
Tertium, fagit ihn nun! Tertium nun! Si calche, capitis! Dante, ora! Il tuo stelle archivi dolor! Nolite ivi! Ramas, culas! Capitis! Tu sei davvero sicuro che io non ti senta mentre strisci nell'ombra, Bayek di Siwa? Ho seguito la tua scia di morte e di follia dalla mia patria fino ad arrivare qui. Adesso risponderai della morte di mio figlio, Romano! No, egiziano. Adesso tu ti inchinerai di fronte al tuo dio! Hai ucciso mio figlio e i miei amici! Sono stupidi trucchi! Ah!
Perché non mi hai ucciso ad Alessandria quando potevi? Dovevi unirti a loro. Ne avevi bisogno. Ma tu hai scelto la schiavitù. Sono stupidi trucchi! E devi uccidere! Io sono... Perché non mi hai ucciso ad Alessandria quando potevi? Dovevi unirti all'ordine! Ne avevi bisogno! Ma tu hai scelto la schiavitù! L'uomo che ha ucciso mio figlio! Si nasconde in un altro tempio! Basta! Affrontami! Sai, anche il tuo amico Elzefan era davvero un testardo. Proprio come puoi. Il tuo tempo su questa terra è scaduto! Presto anche la tua mente vacillerà. Era mio figlio, Flavio! Mio figlio! Quella è l'unica cosa di cui non mi pentirò mai nella vita. Io non ti darò mai pace! La morte di tuo figlio ha fatto sì che l'ordine si inchinasse a me! Compreso Cesare! Roma era mia! Ho guadagnato un impero di migliaia di figli ed erano uno più potente dell'altro! Ah! Ah! Avanti! Finiscimi! Codardo! Sprechi il tuo tempo! Non posso farlo! Non posso farlo! Va bene così, papà. No. Io ti perderei per sempre. Per sempre no. Sarò nei campi dei giunchi ad aspettarti. Nessuno dovrà ritrovare la reliquia. Aya deve sapere che nostro figlio ha trovato la pace.